allora che fare? Mi è venuto in mente che se uno provasse a costruire da sé un oggetto, probabilmente impara qualche cosa. Se per esempio deve andare a comprare un tavolo prodotto industrialmente, con i prezzi giusti, eccetera, sa, controllerà, avendolo lui stesso costruito, che una gamba rimanga attaccata, che non balli, cioè impara qualche piccola cosa. È una cosa facile da dire, ma la gente non si può pretendere che conosca le diverse tecnologie e soprattutto che possieda le attrezzature adatte. Quindi realizzo quasi una ventina di modelli, letti, armadi, librerie, scaffali, fatte tutte con pezzi di legno inchiodate. Realizzo prima dei modellini, poi con l'aiuto di un'industria italiana, la Simon, faccio eseguire gli oggetti al vero e durante la mostra tengo una conferenza dove racconto tutte le ragioni di questo. I miei colleghi, i designer, gli artisti mi accusano quasi di fascismo, no? Quasi di fascismo. Perché dicono, ma un designer deve lavorare per fare degli oggetti per star comoda la gente, mentre io, secondo loro, obbligo la gente a lavorare. Io avevo detto che avrei inviato il libretto con le istruzioni a tutti quelli che mi pagavano le spese postali, ricevo qualche migliaia di lettere, ma alcune, diverse centinaia, sono fogli manoscritti, magari in lingua inglese, su carta, quadretti, 3-4 pagine, dove mi danno del genio puro, gli oggetti che ho fatto piacciono loro moltissimo, qualcuno dichiara di volerli realizzare tutti. Ho fatto tanti altri progetti. Ho parlato molto, è da 50 anni che parlo, faccio progetti e allegorie per contrastare, ma è quasi impossibile. È quasi impossibile, non credo perché la gente sia stupida. La gente semplice capisce. Allora che fare? Mi è venuto in mente che se uno provasse a costruire da sé un oggetto, probabilmente impara qualche cosa.